Massimo Moratti ha condiviso le sue riflessioni in un'intervista esclusiva con calcioinpillole.com, offrendo una visione profonda dei valori e dell'essenza dietro il successo di un grande club come l'Inter. Nelle sue parole fanno eco non solo l'esperienza, ma una filosofia intrinseca all'universo del calcio di alto livello. Credo fermamente che ogni individuo trasmetta il proprio carattere, consciamente o inconsciamente. Questa trasmissione, a sua volta, è l'essenza di valori intrinseci, nati non solo da provocazioni su argomenti sottovalutati, ma anche da azioni che, sebbene possano sembrare coraggiose, sono fondamentali per affrontare le sfide. In un ambiente come quello di una grande società di calcio, immerso in uno scenario di abbondanza finanziaria, c'è l'opportunità di esprimersi nel modo più genuino. Come definisco il mio carattere in questo contesto? Innanzitutto è fondamentale mantenere il rispetto per tutte le persone, in tutti gli ambiti, e agire in modo non eccessivamente volgare, nemmeno dal punto di vista economico. Trovare l'equilibrio è fondamentale in questo percorso ricco di fortuna. Metti mi piace al video e iscriviti al canale per ricevere le ultime novità dall'Inter. Risuonano le parole ispiratrici di Moratti. Questi valori che difendo sono presenti anche nell'essenza dei tifosi dell'Inter. Il calcio continua ad evolversi, portando alla luce nuovi valori. E se mi chiedi se credo che l'Inter di oggi sia più forte di colei che ha raggiunto la gloria del triplete? Non dirò mai sì in modo così diretto. Vincere il triplete è stato qualcosa di speciale, un momento epocale. Ma è innegabile che l'Inter di oggi è straordinariamente forte, praticamente impeccabile, senza punti deboli apparenti. E una squadra sinceramente speciale, giocatore per giocatore. Il giudizio di Massimo Moratti, permeato della sua saggezza ed esperienza nel mondo del calcio, è un inno alla grande storia dell'Inter. I suoi commenti portano con sé una profonda ammirazione per il glorioso passato, celebrando e riconoscendo la grandezza e la solidità della rosa attuale. Interista. La sua analisi è un invito ai tifosi a riflettere sulla costante evoluzione del calcio e sulla continuità dei valori che plasmano il club, guidandolo verso nuovi livelli di eccellenza. E tu, cosa ne pensi delle parole di Moratti? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto.